Domenica il Pescara tornerà al Bentegodi di Verona. L'ultima volta lo scorso 31 luglio, quando il Delfino ha toccato il fondo dell'era Sebastiani. Il gol partita di Garritano nel finale condannava il Pescara ai play-out. In realtà alla retrocessione in Serie C, non fosse stato per la penalizzazione del Trapani, confermata poi pochi giorni dopo dalla sentenza di rigetto del Collegio di Garanzia del CONI. Negli occhi di tanti sportivi biancazzurri l'immagine di una bandiera come Giorgio Repetto, andatura ciondolante e sguardo fisso nel vuoto. Momenti duri da un punto di vista sportivo. Il Pescara poi l'ha sfangata nel doppio spareggio col Perugia e alla luce di una salvezza che sapeva di liberazione e ripartenza era difficile immaginare che il Delfino tornasse al Bentegodi con una situazione di classifica, per quanto ancora rimediabile, comunque peggiore. Proprio da Verona parte un girone di ritorno che il Pescara dovrà giocare a un ritmo importante se vorrà salvarsi. Serviranno dai 26 ai 30 punti a seconda di una soglia salvezza che nelle ultime due stagioni è oscillata dai 46 dello scorso campionato ai 39 del 2019, ma con due partite in meno. Roberto Breda spera di recuperare, almeno per la panchina, Damir Seter, fino a ieri a riposo per un problema alla caviglia. Il tecnico biancazzurro continua a lavorare al cambio di modulo e domenica potrebbe giocare con il 4-3-2-1, gettando nella mischia Odgaard dal primo minuto, supportato da Maestro e Macin, con Valdifiori, Omeonga e Busellato trio mediano, Bocchetti e Sorensen al centro della difesa, out Galano, Asensio pronto dalla panchina non avendo ancora i 90 minuti. Sul fronte mercato sono destinati alla permanenza Mirko Valdifiori e Fabio Maestro, su quest'ultimo c'era stato il pressing del Venezia, cui il Pescara ha resistito. Verso la permanenza anche Busellato, al momento l'uscita più probabile sembra quella di Luca Crecco, destinazione Cosenza. La dirigenza biancazzurra si libererebbe volentieri anche di Riccardi e Capone. Sul giocatore di proprietà della Roma non vi sono grosse avvisaglie, mentre l'Atalanta potrebbe riprendere Capone per girarlo in C alla Juventus Under 23. Sul fronte delle entrate, a centrocampo, Tabanelli è conteso da Spalla e Crotone. Difficile pensare ad altri innesti dopo l'arrivo di Rigoni. Per l'attacco il Delfino resta vigile e spera di poter piazzare un colpo a sensazione nelle ultime pazze ore di mercato. Gabriele Moncini e Pietro Iemmello del Benevento e Fabio Ceravolo della Cremonese al momento non hanno ancora trovato sistemazione e restano profili che fanno gola anche al Pescara. Dal canto suo, il Chievo, dopo la vittoria di mercoledì nel recupero col Cittadella, ha chiuso il girone di andata sì al sesto posto, ma a soli due punti dal secondo, e anche il tecnico Aglietti si aspetta qualcosa dal mercato. Il gruppo che ho a disposizione dovrà chiaramente essere un po' sfoltito perché siamo tanti, e mi auguro poi, anche vista un po' la nostra posizione di classifica e quello che abbiamo fatto, che magari si possa riuscire anche a rinforzare la squadra, non numericamente, perché numericamente sinceramente non ne abbiamo bisogno, perché comunque siamo tanti. Chiaro è che se riuscissimo a piazzare magari un paio di colpi di livello per alzare la qualità della rosa, credo che ben venga. Tra campionati di A e B e Coppa Italia, il Pescara perde al Bentegodi con il Chievo da 4 partite consecutive. Negli 11 precedenti in terra scaligera, 5 le vittorie clivensi, 4 i pareggi, 2 le vittorie biancazzurre, entrambe per 0-2 nel 98, firme di Gelsi ed Esposito, e nel 2000, doppietta di Palmieri.